Ciao a tutti, siamo in compagnia di Maura Maffei e dei suoi fantastici libri. Allora, Maura, svegliamo subito, la parola chiave è l'Irlanda. Assolutamente, mi occupo di Irlanda da 26 anni perché è il mio primo, da tanto tempo, però il mio primo romanzo viene pubblicato il 29 marzo del 1993, è Il Traditore. Sei anni dopo, nel 99, viene tradotto in lingua gaelica e viene pubblicato dalla casa editrice Kashkem di Dublino, una delle principali per la narrativa in lingua gaelica, con il titolo di Anfel Chor. Quindi la mia grande gioia è che sono uno dei pochi autori italiani a essere tradotto in gaelico d'Irlanda, per me è una grandissima soddisfazione questa. Faccio romanzo storico, mi occupo della storia dell'Irlanda, non ho un periodo prediletto, vado dal Medioevo al Novecento, dove trovo un episodio che possa dire qualcosa a me come autrice, ma che possa appassionare e coinvolgere il lettore. Mi piace raccontare storie di speranza, in fondo ogni tunnel, ogni disfatta, metterci un raggio di sole, e poi sono un'inguaribile romantica, quindi ci mette una bella storia d'amore, d'amicizia e di generosità. Il senso della comunità che hanno gli irlandesi, non mi salgo da solo ma insieme agli altri, e anche un po' di intrigo, un po' di mistero, qualche nota di giallo, perché penso che sia quello il modo per attrarre l'attenzione del lettore sino alla fine, e mi piace anche inventare dei bei colpi di scena che possano in un certo senso cambiare quello che sembrava lo scorrere fluido della vicenda, che poi serve anche al lettore per rimanere incollato alla storia, perché ci so come va a finire, vabbè. No, quello sì, finale sorpresa, mi piace. Bene, senti, ma spaziare da un periodo storico all'altro implica un forte studio dietro, sì, del periodo storico? Allora, quando si parte con un romanzo storico ci vogliono almeno 6 mesi di ricerche per cominciare a ragionare come i personaggi di quell'epoca, quindi provare a muoversi con quelle che sono le risorse che hanno nell'epoca, con quelle che erano le leggi, le consuetudini, come si vestivano, cosa mangiavano, quindi molte volte mio marito e mia figlia dicono: tu ti sei trasferita in quel determinato periodo, perché ragiono con vivo in quell'epoca per un periodo, e le ricerche fondamentali, perché non mi piace che ci sia un particolare che possa essere contestato. Tutto deve essere molto coerente, molto pertinente, sì, molto legato all'affresco che io voglio dare, che il lettore si deve ritrovare un po' come se fosse contemporaneo dei personaggi. Non mi piace fare un romanzo storico didascalico, nel senso che spieghi molto attraverso le parole, perché a questo punto non ci leggiamo un saggio. Esatto. Deve essere il personaggio che prende per mano il lettore e lo risucchia nella sua epoca. Questa è una bellissima cosa, anche perché nella narrativa quello si cerca, insomma, certo. E soprattutto nella lettura, evasione dalla realtà ma con qualcosa che resta dentro. E poi resti, alla fine un messaggio che resta, un messaggio per me positivo, il senso di ogni romanzo che ci sia qualcosa di positivo che possa dare speranza a chi lo legge. Allora, noi siamo oggi alla Fiera Internazionale di Torino 2019 e so che qui tu hai portato un libro che è stato rieditato l'occasione. Allora, iniziamo. È dietro la tenda. Questo è stato pubblicato già da Parallelo 45 edizioni tra il 2016 e il 2017. Siccome ha avuto un buon successo, sia io che l'editore siamo contenti, è stato deciso di riproporlo in volume unico. Non l'ho scritto da sola, ma insieme a Runo Nolorkor, che è uno scrittore molto bravo di madrelingua gaelica. L'abbiamo rivisto perché fosse più scorrevole possibile per il lettore, quindi ha questa veste totalmente nuova, copertina nuova, e anche un'edizione economica che può essere apprezzata un po' da tutti i lettori. Bene, poi dal dietro la tenda facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo a prendere uno di quelli che mi hanno colpito di più. Le grandi acque. Le grandi acque. Questa è la novità del Salone del Libro 2018, compie oggi, 10 maggio, un anno. È uscito qui, mi ricordo che ce l'hanno portato al Salone perché non era arrivato in tempo, e la tipografia l'ha portato in fretta qui alla casa editrice, che è l'altra casa editrice con cui lavoro, Edizioni della Goccia, lo scorso anno. Questo è un fantastorico, quindi siamo nel XV secolo, romanzo medievale, potremmo dire di capo e spada, che ha
un substrato storico importante e ricostruito in maniera precisa, ma va a recuperare anche tre leggende. Una, quella dei sette cavalieri d'Irlanda, che non si sa se siano davvero esistiti, dove non vuole il nome. L'altra è quella delle isole Ara. Sono tre, ma fino al XVI secolo su tutte le carte nautiche venivano disegnate il numero di quattro. Io avevo questo problema con la quarta isola, l'isola dei Beati, che esiste, non esiste, è sprofondata in tempi antichissimi. Ma i personaggi la vedono o no? Il romanzo, e ho cercato di dare un senso metaforico. Ci sono cose che si vedono con gli occhi, ma le cose più importanti della nostra vita si vedono con il cuore. Questo è il senso del romanzo. Ok, andiamo oltre invece con... Feuilleton, dopo 8 anni di pausa nella mia carriera, nel 2015 la prima pubblicazione, si può dire, della mia nuova vita letteraria, ha vinto tanti premi, ha vinto anche una puntata in una missione della RAI famosa come trovate con noi. Mi sono divertita tantissimo, perché parte come un romanzo d'appendice, per questo titolo Feuilleton, si svolge a Dublino fino all'800 e diventa un romanzo anche di denuncia sociale per le condizioni in cui si trovava la popolazione a 20 anni dalle notti di presenza. Quindi è un romanzo che il lettore non si aspetta, il colpo di scena lo trasforma e dicono anche che sia uno dei miei romanzi più famosi. Il titolo in francese? Sì, perché è un genere letterario, quello del feuilleton, visto che all'epoca era il genere che andava di più, il romanzo a puntate, molto lacrimevole, cose che lei ha pubblicato dai quotidiani in ultima pagina. Ho usato questo cliché letterario perché il prologo è proprio un ipotetico, consiste in un ipotetico lettore di Dublino che sfoglia in una mattina del 1894 un quotidiano sino ad arrivare all'ultima pagina dove c'è il feuilleton. Andiamo avanti. Ok. Abbiamo Anna. Anna. Anna è stato pubblicato nel 2017, ad aprile. Ed è il mio unico romanzo irlandese che non si svolge in Irlanda ma in Monferrato. Quando alla corte di Anna de Lanson Valois, marchesa del Monferrato, discendente di Carlomagno, giunge il figlio quindicenne Gerald Fitzgerald, dell'ultimo duchessa d'Irlanda, quindi si carica di portare le campagne. È un po' un giallo storico, diventa la biografia romanzata di due personaggi straordinari del Rinascimento europeo, ossia Anna de Lanson, si pensi che è la consuocera di Isabella d'Este, anche Gerald Fitzgerald, che avrà un ruolo importante nella storia irlandese oltre che quella italiana, visto che trasferirà in Italia diversi anni. E poi ci rimane uno, giusto? Ovvero La Sinfonia del Vento. Questo romanzo è un romanzo che mi porto nel cuore perché ha vinto un premio internazionale, il San Domenichino, per un premio assoluto del mondo. Una volta pubblicato, a 1 anno e 8 mesi di vita e 9 ristampe, il blog letterario sul romanzo alla fine del 2017 l'ha inserito secondo loro tra i migliori libri dell'anno. È una storia di speranza, una storia in cui si tocca il fondo e si ha il coraggio di rinascere come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri. Sono i destini incrociati di due musicisti, un direttore d'orchestra irlandese, un oscuro violoncellista ligure, tra il 1915 e il 1920. Tra l'Italia e l'Irlanda, tra la Prima Guerra Mondiale e la Eastern Rising, la grande rivolta degli intellettuali che porterà all'indipendenza dell'Irlanda, aprirà la strada all'indipendenza dell'Irlanda. Tutto gira. L'aspetto romanzato? Sì, intorno a una fotografia. Questa fotografia, in maniera fortunosa, viene spedita dalle trincee della Marmolada durante la Prima Guerra Mondiale. Arriverà a Dublino il 24 aprile del 1916, il giorno in cui scoppia l'Easter Rising. Un uomo nella fretta la mette nel taschino della camicia e poi va incontro al suo destino, che gli cambierà proprio l'esistenza. Per 3 anni terrà la fotografia nel taschino della camicia, sino a decidere di voler conoscere a tutti i costi la donna che viene tra. Fantastico. Allora Maura, ovviamente siamo alla Fiera di Torino, ma al di là della Fiera dove è possibile trovare i tuoi libri? Allora, i miei libri sono ordinabili in tutte le librerie italiane, quelle fisiche, in librerie indipendenti, di Catena, Mondadori, Feltrinelli, Ubik, ma anche nelle librerie online, quindi Amazon,
ACS eccetera, quindi sono libri facilmente reperibili sia dell'una casa editrice Parallelo 45 edizioni sia dell'altra edizione della Cuccia. L'ultimissima domanda che ti faccio: perché proprio l'Irlanda? Cioè, di tutto il mondo, è la mia passione sin da quando ero ragazza, è stato anche un'occasione di lavoro, perché dal 2000 al 2007 ho avuto la grande fortuna di lavorare per il mensile Celtica. Per loro ho scritto 200 articoli monografici e oltre sulla cultura, le tradizioni, la lingua, la narrativa, la letteratura, la storia d'Irlanda, e grazie a Celtica ho fatto tanti viaggi in Irlanda per poter descrivere nei miei romanzi un'Irlanda autentica, non l'Irlanda degli stereotipi, tra i fogli con le Guinness, ma un'Irlanda che ha saputo far fronte a un destino avverso e ogni volta rialzare la fronte dopo ogni batosta di sud. Quindi per questo si adatta molto a un messaggio di speranza. Maura, io ti ringrazio tanto e faccio il